Io mi chiamo Angela e vengo da Roma. Mi trovavo qui in Moldavia per caso, ovvero diciamo per lavoro. I miei problemi dentali sono iniziati all'età di 17 anni. All'età di 17 anni ho cominciato ad avere le prime capsule. Poi ho proseguito a fare le varie sostituzioni delle varie capsule, poi i ponti, fino ad arrivare a 9 anni fa a un vero e proprio intervento di implantologia, per cui ho impiantato 9 impianti che qui mi hanno totalmente rimosso. E mi hanno reinserito 6 nuovi impianti, di cui 2 pterici e 2 nasali, per reggere tutta l'arcata superiore. E giù avevo ancora vecchie capsule con dei ponti e 7 denti miei. Io ho preferito appunto togliere tutto per fare questa riabilitazione totale. E continuo a sottolineare da qui anche l'alterazione di questa fisionomia. È normale che sia cambiata perché comunque devo abituarmi a delle nuove strutture. Io oggi ho esattamente 28 denti e quindi appunto ci vuole tempo per abituarsi, ma devo dire che io mi sono già abituata. Già da ieri sera ho mangiato tutto, ho fatto il collaudo, ho potuto mangiare, ho fatto le varie prove, bruschette, cose morbide e cose ancora più dure. È andata molto bene. Allora, non ho mai avuto paura, sono venuta qui, ho incontrato questi ragazzi giovanissimi e io sono per la gioventù, perché la gioventù ha la curiosità e lavora in gruppo e c'è la consultazione e quindi ovviamente si vogliono raggiungere i successi. Quando uno invece è già nel corso della professione, che passano 30-40 anni, la cosa si fa un po' più rilassata, ma io preferisco la gioventù. Tutti voi vedete questa pubblicità allestita in maniera magistrale dal dottor Palmas, ma non pensate di incontrare il dottor Palmas con il camice che vi mette le mani in bocca e vi fa l'intervento. Il dottor Palmas è un manager odontoiatra di questa magnifica struttura, ma incontrerete dei medici giovani, non saprei che. Io ho avuto un medico che si chiama Jacob, ma ce ne sono altri che sono altrettanto bravi a sentire altre persone che l'hanno fatto con me. Il mio anestesista si chiama Michele, ma ce ne sono altri altrettanto bravi, per cui che dire che sono tutti professionalmente molto validi. Una cosa che mi ha stupito in maniera incredibile è la pulizia della clinica e come siano super accurati questi studi dove noi andiamo a sederci. Allora, io sono stata molto fortunata perché dico fortunata perché amo la vita e la mia vita è fatta di sorriso. Sono contenta che non l'ho mai perso, in quanto ho sempre avuto dei denti, se vuoi anche artificiali, ma ho sempre avuto, non sono mai rimasta senza. E per cui era la cosa che più mi spaventava era quella di rimanere senza sorriso. E invece, ringraziando, diciamo, la vita che mi ha dato la possibilità di potermi permettere questi interventi.